Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosh, ancora con Beyond Two Souls. E riprendiamo dal punto in cui ci siamo lasciati nella scorsa puntata, in un momento importante. Il condensatore si trova oltre quella porta. Abbiamo compagnia. Beh, non ci hanno ancora visti, è la nostra unica chance. Cazzo, speriamo sia così. La nostra gita nell'inframondo non durerà a lungo. Sì, Ryan, sempre le battute nel momento peggiore. Siamo morti. Vabbè ragazzi, ma torniamo seri perché dobbiamo cercare di evitare questa entità. Il nostro obiettivo è il condensatore, dobbiamo distruggerlo. Il dottor Nathan Dawkins, in un momento di follia, ha deciso di spegnerlo e far sì che le entità dell'inframondo si riversassero nel mondo degli umani. Jody, non devi avvicinarti troppo. Grazie Capitanocchio. Capitanocchio, visto che... Andiamo! Sì, dai ragazzi, stiamo attenti. Non ci possiamo far beccare adesso. Abbiamo l'umanità da salvare. Dai che siamo a un passo, dai che siamo a un passo. Ragazzi, cioè, abbiamo appena iniziato, subito una mazzata. Cole veramente non se lo meritava. Speriamo che Aiden sia riuscito a fare qualcosa, perché siamo costretti a tirare fuori le nostre lacrime virili subito, appena iniziato. Dobbiamo distruggere il sole nero, ragazzi. Non c'è alternativa. O vincere o morire. Dobbiamo farlo per colpe, tutti quelli che ci hanno voluto bene. E anche per Nathan, ragazzi, perché secondo me non ha mai smesso di volerci bene. È solo ossessionato, divorato dal dolore di una scomparsa così importante come quella della figlia e della moglie. Ma soprattutto dobbiamo mettere fine a questa follia, in modo tale che Jody possa riniziare una nuova vita. Non so se insieme a Ryan, ma comunque una vita migliore, che sicuramente merita. La vita normale che non ha mai avuto. Lo senti anche tu? Non farci caso! Non ti fermare! Come ti senti?
No, è impossibile. Ci sono. Non volevo. Anime! Anime sparite! Siamo circondati. Lo so. Ed è proprio questo quello che voleva Nathan. Unire due mondi per sconfiggere la morte. In un mondo dove non esiste la morte, non esiste la sofferenza per la perdita di una persona cara. Ma questo permette a queste anime in pena di vagare libere nel mondo degli umani, nel mondo dei vivi. Il mio bambino, ho perduto il mio bambino, l'hai visto per caso? No. No. Cavoli ragazzi, abbiamo anche perso Ryan. Sto venendo divorato dall'ansia, non so come andrà a finire ragazzi, veramente. È un momento difficilissimo, siamo vicinissimi alla fine. Alan! Laura! Non riesco a trovarle! Continuo a chiamarle, ma loro non vengono! Guarda, Nathan! Cosa hai fatto? Hai distrutto tutto perché non sei capace di accettare la realtà! Mi mancano tanto! Mi mancano così tanto! Distruggerò il condensatore! E se me lo vuoi impedire, allora dovrai uccidermi! Fermerai Jody, hai... Tu non potrai impedire che io riveda mia moglie e mia figlia! E così la morte non esisterà più. Nessuno dovrà più soffrire come ho sofferto io. Nessuno al mondo patirà più il distacco. E vivi e morti. Insieme per l'eternità, Jody, mi dispiace tanto! Noi ci rivediamo. Siete mancati, mi siete mancate tanto. Solo tu puoi risolvere le cose, Jody. Wow ragazzi, momenti intensissimi. Questo finale ci sta riservando veramente grosse sorprese. Non so più trattenere le emozioni. Sono contento che Nathan finalmente abbia trovato la pace. Ero sicuro che in fondo ci voleva ancora bene. Anche perché ragazzi, il passato non si cancella. C'è sempre stato quando ci serviva a darci una mano, a tirarci su nei momenti difficili della nostra vita. Era solamente ossessionato dalla voglia di rivedere sua moglie, sua figlia. Comunque abbiamo ancora il sole nero da distruggere! Pensa, Ryan. Cazzo.
Cosa stai facendo? È più facile che sia tu a distruggere il solerino. Prendila no, e fa. No, quelle cose ti uccideranno. Jody, prendi la cintura e distruggi quel condensatore. Beh ragazzi, io credo che quest'ultima scena abbia tolto qualsiasi dubbio sulle reali intenzioni di Ryan. Veramente un idolo che continua a fare battute nonostante la situazione. Un uomo coraggiosissimo, brava Jody. Comunque ragazzi, noi dobbiamo andare ancora a distruggere il sole nero, siamo a un passo. Ti inietteremo un neuroacido che ti causerà un irreversibile coma. Proprio come facemmo con tua madre. Senti, sono stufo, marcio, di tutte le tue storie! Jody, questa volta le prendi! Mi voglio la mia mamma! Cerchi di calmarsi, Nora! Devo vederla! La mia mamma! Per l'amor del cielo, ma cosa sta succedendo? Il gemello, strangolato dal cordone umbilicale. Non abbiamo mio potuto vedere. Figlio. Voglio. Voglio vedere. Aiden. Il mio gemello. Mio fratello. Non potevano separarci. Le nostre anime erano legate. Io ti ho amato e odiato per tutti questi anni. Tu eri una parte di me. Yeah.
essere vento, stelle, universo. Insieme ad Aiden e a coloro che ho amato. Vita, emozioni, essere in noi. Ti amo, Jack. Diventare vecchi. Ti amo. Quante cose ancora da fare. Jodie è fatta. Aiden.